Bene, direi che il discorso della cultura come leva di fattore di sviluppo è, diciamo così, uno degli elementi all'interno del dibattito, delle retoriche, ma anche delle opportunità di sviluppo di questo paese in generale e delle economie evolute. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sempre di più si sta pensando alla cultura non solo come un settore in cui si produce appunto arte, spettacolo, significati e simboli in una logica di consumo, di fruizione, così come è stata pensata fino, voglio dire, perlomeno negli ultimi 2 secoli e mezzo, ma come la possibilità di usare appunto la dimensione culturale come fattore strutturante lo sviluppo dei territori e della società. E quindi come capacità di usare la cultura a finalità molto diverse. Se vogliamo, dal punto di vista anche di elaborare una visione, e quindi di usare la cultura per anche uscire dalla crisi, basti pensare a come in questo momento la crisi anche dell'Europa non sia solo una crisi economica, ma sia una crisi di mancanza di una visione condivisa, e non a caso si chiede alla cultura di elaborare una nuova narrativa. Dentro questa narrativa, che ovviamente si colloca a scale diverse, qual è il valore e il senso di stare insieme in Europa, così come qual è il valore e il senso di vivere, abitare un territorio, di andare via o di ritornare, la cultura appunto può giocare ruoli e ambiti di azione differenti. Si parla molto appunto della capacità della cultura di generare delle economie e quindi di generare sostanzialmente una produzione di valore, quindi non parlo solo di valore monetario, ma capacità di costruire delle competenze, di rafforzare delle competenze laddove appunto queste competenze possono effettivamente costruire un vantaggio competitivo, di integrare lo sviluppo dei territori usando la cultura come collante, quindi come dimensione relazionale che consente di fare dei cortocircuiti di senso rispetto ad ambiti che normalmente non si parlano, quindi ad esempio da quelli più immediati e più banali, che però spesso non hanno funzionato, quindi come ingranare diversamente la cultura e il turismo, ad esempio. Attraverso una proposta di senso che non sia una banalizzazione dell'offerta, ma che parta dall'identificazione dell'ascolto delle specificità dei territori, della capacità di costruire delle reti corte e delle reti lunghe. Allora, questo è un aspetto, secondo me, di metodo che diventa molto importante, cioè la cultura diventa in questo caso la dimensione che consente appunto di mettere in relazione aspetti diversi, che richiede però competenze, e quindi anche questo tipo di intendere il ruolo e la funzione della cultura richiede che oltre al curatore, oltre al progettista, oltre al tecnico e al manager della cultura si ragioni in termini più di sistema, in termini di relazione, in termini di networking, in termini appunto di una capacity building più generalizzata. Che vuol dire saper lavorare con il territorio, quindi con le reti corte, con il proprio quartiere, cercare dei compagni di viaggio con cui costruire dei percorsi diversi nel terzo settore, nella società civile, con le singole persone, con la cittadinanza, ma anche con le imprese, e allo stesso tempo però avere anche la capacità di pensare e di progettare delle reti lunghe e quindi di stare dentro una dinamica, ad esempio, europea, di essere capace a progettare in termini appunto internazionali, di avere la possibilità anche solo mentale di immaginarsi dei partner, dei soggetti che in Europa o nel mondo possono fare delle cose con noi. In una logica che ovviamente non è alternativa, cioè le reti lunghe non sono alternative alle reti corte, hanno senso e producono significato quando l'una beneficia del lavoro dell'altra, altrimenti si rischia in un caso il provincialismo molto, molto riduttivo, oppure si rischia di sostanzialmente essere catapultati nei territori come delle astronavi, quindi di non avere, paradossalmente, di avere una rete europea, una rete mondiale, ma di non avere capacità di ingranaggio e di rapporto con le persone che vivono in quel luogo. E quindi le sfide oggi della cultura in relazione appunto allo sviluppo dei territori sono molto diverse. Sicuramente oltre alla generazione del valore economico, un altro aspetto molto importante di cui si sta discutendo è la capacità di sviluppare valore sociale. Questa è secondo me un'altra sfida molto importante su cui la politica e le politiche devono adoperarsi, cioè quello di tenere un approccio il più possibile multidimensionale. E quindi quando pensano degli interventi in cultura, quindi pensare a degli interventi che possono servire i territori in modi e con tempi diversi.
Questo per evitare che ci sia un approccio eccessivamente riduzionistico o parziale, e quindi perché ci sia quasi un paradosso che prima la cultura veniva vista come un valore in sé e quindi veniva giudicata e finanziata in relazione ad un suo valore intrinseco. Indipendentemente dal fatto che questa producesse un qualche effetto rispetto ad una comunità, rispetto ai territori, rispetto degli interlocutori. Oggi che la crisi del welfare, la mancanza di finanziamenti, anche una legittimazione complessiva che viene meno, invece produce delle reazioni quasi opposte, cioè un forte sbilanciamento sulla strumentalità del ruolo della cultura, per cui viene valutata nella capacità di produrre qualcosa e quel qualcosa ha a che fare con degli effetti normalmente diretti o indiretti. Che diciamo così, peggiore dei casi sono appunto tutti schiacciati esclusivamente sulla dimensione economica, quindi la cultura in alcuni casi, l'efficacia di un evento, di una mostra, di un festival, viene valutato e quantificato nella capacità di generare alberghi pieni, piuttosto che ristoranti affollati, piuttosto che branding territoriale. Mentre invece bisognerebbe ricordarsi che in una logica evoluta la cultura può intervenire nutrendo dimensioni diverse, quindi generando logiche di valore diverse, quindi anche producendo, diciamo così, una catalizzazione di processi differenziata. E quindi questo vuol dire avere in mente che un intervento di natura progettuale o di natura politica in ambito culturale può rivolgersi a destinatari diversi. E quindi una delle prime sfide è di capire come far convivere queste logiche di destinazione diverse, come far convivere le esigenze dei turisti, ad esempio, con le esigenze dei cittadini, come far convivere le esigenze di un determinato gruppo sociale con quello invece di ampliare, ad esempio, la base di intervento o la base appunto sociale di persone che possono beneficiare di un determinato servizio. Dico questo perché un altro aspetto che occorre considerare se si vuole uscire dalla retorica, un po' diciamo così, dominante, che appunto si dice che bisogna fare cultura perché la cultura produce automaticamente sviluppo. La cultura produce automaticamente sviluppo a patto che ci siano delle condizioni abilitanti, cioè a patto che innanzitutto questa riguardi il numero più ampio e diversificato di persone. Perché se la cultura deve produrre capacitazione individuale e collettiva, deve rafforzare il nostro capitale culturale creativo, deve aiutarci a essere competitivi, deve contribuire a produrre integrazione sociale piuttosto che capacità di convivenza civile o anche capacità semplicemente di essere migliori cittadini, per citare alcune, voglio dire, no? Dei riferimenti diretti che spesso vengono associati al tema delle potenzialità della cultura. Allora, affinché questo possa avvenire in modo che sia equo, che sia perdurante, che sia efficace, questo deve riguardare la maggior parte delle persone. Se la cultura rimane un discorso e una logica di progettazione di politica per poche persone, si rischia per paradosso di produrre l'effetto opposto, cioè di una società a due velocità, di una logica di sviluppo evoluta, ma che è evoluta solo per alcuni ed esclude altri, e che poi verrà inevitabilmente messa in discussione quando appunto dovrà essere in qualche modo giudicata con le lenti dell'efficacia in termini di rilevanza sociale. E quindi per concludere direi che è una grandissima opportunità che noi abbiamo, soprattutto in questo paese, di usare la cultura veramente come possibilità di fare uno scatto, di rimuovere anche una serie di blocchi di natura culturale e psicologica che abbiamo quando pensiamo allo sviluppo dei nostri territori. A patto che non viviamo la cultura come qualcosa di parziale, di verticale, che è limitata solo al museo, al teatro, all'area archeologica, ma come qualcosa che è in grado di produrre dei progetti che siano ampi, che siano riosi, che coinvolgano dei nuovi compagni di strada, quindi la cultura che deve saper lavorare con l'agricoltura, che deve saper lavorare con il terzo settore, che deve saper lavorare con le tecnologie spinte del digitale, la cultura che deve anche capire che ruolo può giocare nell'innovazione sociale in senso ampio, la cultura che è uno strumento straordinario di produzione di cittadinanza, a patto che questo avvenga in dei contesti che abilitino appunto una dimensione sociale molto ampia, altrimenti il rischio appunto è quella dell'esclusione laddove si cercava inclusione, di una invece distanza laddove invece si cercava una compattezza o un'estensione dei risultati.